Brigitte, continua il cecchinaggio. Allora, questa dovrebbe essere l'ultima missione della campagna. Ce la spariamo. Allora, la dividiamo sempre in due parti, poi nella seconda parte magari chiacchieriamo un attimo su come mi è sembrato un po', appunto, la parte single player. Posso dire finora che comunque ho avuto dei toni abbastanza lineari, però non mi è dispiaciuta, cioè le meccaniche di gioco le trovate insomma divertenti, forse perché era un po' che non giocavo un titolo della serie. E niente, allora, Fortezza di Allagra. Hai scoperto che il piano del generale Bom. Hai scoperto che il piano del generale Bom di uccidere il generale Eisenhower e fermare sul nascere l'invasione alleata sul territorio italiano. L'attacco missilistico colpirà, sferrato dalla fortezza di Bom, da qualche parte sulle montagne di Allagra. Dovrai raccogliere informazioni vitali, assicurarti che nessun componente del missile sia recuperabile e indicare la posizione della base ai bombardieri alleati. Ok. Ora io l'equipaggiamento, raga, mi sto trovando bene con questo. Non ho trovato armi migliori. Giovi Fiorini, il nome di questa cittadina rimarrà associato al massacro dei partigiani di Allagra. Hanno lottato con coraggio, ma non avevano alcuna chance contro la macchina bellica nazista. Come avrebbero potuto? Sono finiti in una trappola. Nella carneficina non ho trovato Sofia, l'angelo. Ma molti dei corpi erano carbonizzati e irriconoscibili. Però i partigiani non sono morti invano. Grazie al loro sacrificio abbiamo trovato le informazioni che ci servivano. Bom è al corrente dell'operazione Avalanche, il piano degli alleati per lo sbarco a Salerno. Se la flotta viene attaccata, i risultati saranno catastrofici. La stretta nazista sull'Europa diventerà ancora più intensa, la spremerà come un limone. C'è qualcos'altro, qualcosa di vitale. La USS Ancon è la nave al comando dell'operazione Avalanche. Quindi il bersaglio primario è il comandante in capo degli alleati. Bom ucciderà il generale Eisenhower. L'attacco sarà lanciato da una base nazista sulle montagne di Allagra. Ora che i partigiani sono stati sterminati, gli uomini di Dinelli sono gli unici che possano farmi attraversare incolume le montagne. Weaver sta preparando un bombardamento, ma sarò io a dare il segnale. Potrei recuperare informazioni sui nuovi giocattoli dei tedeschi, oltre ad assicurarmi che non resti nulla di recuperabile. Alla fine, la mia missione è fermare quei missili. Uccidendo tutti, cioè facendo quello che ho sempre fatto per il resto della campagna. E allora, perché? Allora, praticamente la tizia lì, l'angelo, era andata a cercare suo padre ed era finita una presa per cento in un'imboscata. Quindi, e Dinelli, vabbè, il mafioso, che quindi alla fine aiutarlo è servito qualcosa, ci ha dato una mano a raggiungere. Vabbè, raga, la storia è un po' così, dai. Cioè, proprio c'è giusto un. Come dire, un contorno, un accenno di trama banale, anche stereotipata. Però il gioco a me sta piacendo tanto. Cioè, è divertente. Io ci ho provato a fare stealth, raga, ma Battaglia mi delle hanno. bestie. Devo trovare un ingresso. Ho già provato 2 volte a fare sta missione, eh. Mi hanno praticamente annichilito. Ma annichilito in modo pesante. Quindi adesso voglio cambiare approccio. Voglio provare a fare una roba di questo tipo. Faccio fuori tutti. E basta. Senza pensare alle conseguenze. Perché sembra che
sembra che non ci sia nessuno, ma spuntano fuori come i topi. Adesso io vado avanti, uccido tutti e basta. E allora, praticamente, io ho provato a passare anche qua sotto così, ma è difficile, cioè veramente ci sono un botto di nemici che sono praticamente nascosti dietro le rocce, dietro gli alberi. Sembra una zona completamente isolata, invece è piena di nemici. Ora devo un attimo fare un po' di inventario, perché per fare sta, perché ce ne sono veramente tantissimi, per fare sta cosa mi serve un bel po' di munizioni. Allora, vediamo un attimo qua se riesco a trovare qualcosa. Vedete come sono tutti rintanati, maledetti. Allora questo qui è da far fuori subito. Maledetto. Facciamo così. Così non siamo rinforzi. Questo è il generale. Vediamo quel pezzino. Ok, questo qua è quello che chiama il bombardamento, quindi anche lui è pericoloso. Aspettiamo che tira fuori la testolina. Eccolo, maledetto. Maledetti. Devo riposare. Stanno capendo, mi stanno individuando, C'è il coso che ho rotto che fa un po' di rumore, quindi fa un po' di copertura. Lui. Guardate quanti ne arrivano. Una cifra. Il mio unico problema al momento è che potrei finire i colpi. Dai, mi nascosto. Prendiamo fiato. Dai, che ci sei. Ok. Resta solamente lui, Buono. Forse questo qua è davvero il modo migliore per farli fuori, sti tizi. Ottimo. Poi qui avevo visto anche un dei fucili. Questo qua ha un ratio, però fa pochi danni questo. È il G43. È un po' instabile, ha un ratio di fuoco alto. Non lo so, non sono convinto se utilizzarlo oppure no. Anche se qui l'area è molto piccola. Dai, proviamo a prenderlo. Proviamo a prenderlo. È un'area piccola, quindi magari può essere comodo avere
questo tipo di arma. Essendo spazi ristretti, ha un zoom basso, però ha un raggio di fuoco molto alto, quindi posso sparare come se fosse quasi un fucile. Allora, qua ci prezziamo una di queste. Non so perché, ho come il presentimento che arrivano carri armati poi. Adesso andiamo a recuperare tutto quanto. Io mi ero ingegnato sul fare stealth, sul passare. Ho preso tutto quello che serve. Avevo provato anche sotto il ponte, avevo provato un sacco di robe, ma alla fine questa è stata la cosa migliore. Sparare e uccidere tutti. Perché sono talmente tanti, non si riesce a individuarli. Sì, sono. È proprio difficile passare. No, vediamo un attimo. Andiamo a vedere qua dentro. Anche se l'area è pulita, magari riusciamo a recuperare un po' di colpi. Munizioni, fucile silenziato. Ok, ce li ho. Perfetto. Ok, allora abbiamo tipo tre strade. Ne abbiamo una qui. Qua c'è un bel po' di gente. Allora, vediamo se riusciamo a far fuori gli altri, che c'è uno Jäger di supporto. Dovrebbe essere lì dentro. Al massimo facciamo così, attiriamo il fuoco qua. Proviamoci. Merda. Dovevo prendere il fiato prima di sparare così come un babbo. Ho mosso in una situazione di merda. Mi sta arrivando da qua. Eccolo. Sicure da questa parte, pare che... A caso. Preso completamente a caso. Andrei di qua. Sembra il percorso migliore. Sì, qua c'è un po' di gente. Ma niente, dai, va bene. Ci proviamo. Ma magari non ci facciamo sgamare. Documenti. Medico. Vediamo questo che cecchino, Bolt action, rate di fuoco bassissimo. Figo, però rate di fuoco bassissimo. Trovato codice cassaporte. Nient'altro. Io mi tengo questo, raga.
Comunque alla fine se li prendi in testa muoiono, cioè non è che se il danno è basso non muoiono. Basta mirare sempre la testa. Oggi va così, oggi voglio uccidere senza pietà. C'è un tizio lì. Altri tizi lì. Aspettiamolo. No, 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 no. Merda. Dai. Ah, però adesso non mi è morto, no? Ho preso la testa. Non devo neanche prendere l'elmetto contro quello. Ottimo. Ora entra il tizio. Vabbè. No! Erroraccio. Immediato. Ah, qui praticamente da fare recupera tecnici relativi ai missili, poi praticamente sabota i missili, qua uno di 5, e boh, poi qua si andrà avanti, non si sa cosa succederà, e qui prendi la relazione della strategia missilistica nazista. Io entro da questa parte ormai, sembra la cosa migliore. Non sanno più dove sono. Allora andiamo di qui. Ecco qua. Già magari le munizioni silenziate possono fare comodo. Devo riuscire a segnalare la posizione della base ai bombardieri. Deve pure esserci una raffineria di carburante. Una raffineria di carburante sarà tipo qua. No. Ah, è sopra. È sopra il maledetto. Ecco lì. C'è un cecchino. Facciamoci subito questi due e ce ne andiamo. Troppi cecchini da quelle parti. Allora, una missione qua e una missione qua. Io andrei qua. Non mi piace sto cecchino, non mi piace per niente. Appena posso lo cambio. Cioè se becco il casco. Se becco il casco non lo penetro. È troppo debole come tipologia di arma. Cioè non mi fa impazzire proprio per niente. Appena trovo un altro cecchino lo cambio. Tipo, vediamo questo cecchino.
continuo a questo. Ottimo. Questo dice, ma che cosa sta succedendo? È morto. E non muore. Meglio cercare più munizioni. Questo era morto, eh. Sarebbe morto questo con un'altra arma. Ma 100%. Io ce l'ho a mine. Beh, basta. Le munizioni silenziose sono finite. Devo aver preso tutto. Ok, allora, vediamo. Qua. Trovare il modo per entrare. Dovrebbe esserci un ingresso. Recupera la strategia, però qua è chiuso. Deve esserci per forza un ingresso da questa parte. Forse di qua è giusto? Libero, libero. Ce n'è uno qua davanti. Oh, qua abbiamo un rumore. Un impianto di acqua ossigenata. Deve essere così che alimentano i missili. Devo trovare un modo per mostrare ai bombardieri dove siamo. Potrei sovraccaricare l'impianto. Merda. Merda. Madonna, come mi sciolgono. Poi devo, quando fa rumore devo sparare. Devo stare qua. Andiamo, studiamoci un attimo l'area. E cecchiniamo al momento giusto. Solo che è un po' rumore del cacchio perché va via in fretta. Proviamo. Dai, fa il rumorino. Niente, ma non lo fa più. Dai, che ce l'ho in mira. Fa il rumorino. Oh. Oh, non è male, se vado avanti così non è male. Mi hanno individuato, eh? Come ha fatto a individuarmi? No. Vabbè. Eccolo. Ma da dove? Eccolo. Dai. Andiamo giù di qua. Che vuole fare Hitler con i suoi giocattoli? Devo scoprire la sua strategia. Oh. Mi è premuto usare il codice. Lui viene illustrata la strategia missilistica nazista. Certo, ci sarà lieto. Vediamo questo che cecchino, eh. Le Linfield. Razzo di fuoco. Ma sapete che cosa mi piglio questo? Però il Linfield ha un razzo di fuoco di merda.
Devo tenermi il mio. Devo tenermi il mio. Andavo così bene. Ok, allora. Qua ci sono tutti gli obiettivi, eh. Non posso riesco a recuperare qualcosa. Ci sono soldati, ma li cecchiniamo. Tutti li facciamo fuori. Tutti li facciamo fuori, aspettiamo solo che arrivano. Cioè, vedete questo quanto è potente, cioè anche se... Anche se uso il caschetto, arrivano di qua. Aia. C'è un altro. No, non c'è un bomb, non ci sono posizioni buone per il cecchinaggio qua. Sabota la fabbrica d'acqua ossigenata. Vabbè, è tipo questa. No. Vende. Sabota l'impianto. Merda, no, merda. Ma proviamo a farci questo, dai. Hai visto? Meglio toglierlo di mezzo. Oh merda. Caputtana. Oh che palle questo. Non è una buona posizione, raga. Ho sbagliato a sparare. Andiamo qua. Qua rischio di finire, di restare senza munizioni. E ti costringono proprio al corpo a corpo, eh? Andiamoci, no, eccoli.
andiamocene, andiamocene. C'era un tizio con il mitragliatore che rompeva le palle. Dove va? Quello è l'ingresso principale, eh? Quello che sto vedendo, sì. Vai di qua. Ma di qua dove porta? Ah, qua si può salire nuovamente. Mamma mia, ma è gigantesca sta... sta base, eh? Cioè, io non è che... ci sto capendo tanto. Lì c'è un altro ingresso. Ah, ma sta missione è... è allucinante. Sta missione è allucinante. Andiamocene di qua. Questi mi stanno cercando. No, dove vai? È fermo. Ok. Allora, dove mi trovo? Saboti i missili, recupera i dati tecnici. Allora io recupererei i dati tecnici. Devo fare in modo che i nazisti non possano recuperare niente da questa operazione. Allora, vediamo un attimo. Saboti i missili. È dentro quest'area, i dati tecnici da dentro. Un altro dei missili laser di Kessler. Non posso lasciarlo attivo. Fa le missili. Ah, questi qua. Ok, allora un attimo, eh. Sabotiamo tutto. Ok. Questi qua saranno i dati tecnici. Andiamo là, raga. C'è roba che riesco. TNT, Mirateller, kit medico, va benissimo. Sto sprecando tanto di kit medici, eh? Dovrei stare un po' più attento, eh? Evitare di perdere troppa salute. I missili, vai. E questa qua l'ho fatta. Ok, qua di missili non ce n'è più. Quindi adesso noi andiamo a recuperare i dati tecnici. No. Viene in ciampo. Saranno tipo dentro una cassaforte, dai. Ah no, qua da dove sono entrato. Qua da dove sono entrato. Quindi non possono essere qua. Magari sopra. Qua in alto c'è un'altra stanza. Devo trovare i dati tecnici del missile. Eccoli qua. Questi sono i dati tecnici del missile. Allora ne saranno contenti. Ok. E ora? Ora praticamente c'è da fare questa qua. Sabotare l'impianto di acqua ossigenata. Allora, raga, quasi quasi la facciamo nel prossimo videos. Direi che siamo andati avanti un bel po', no?
Niente, ci vediamo al prossimo video con quella che credo che sarà poi a tutti gli effetti l'ultima missione. Se vi va di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale, se è sempre un piacere, alla prossima. Bello.